Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sto uscendo, sto andando al Carrefour perché devo alla fine comprare sta benedetta valigia che non ho ancora trovato. Quindi esco, vado al Carrefour, mangio gelato anche perché oggi è domenica e è l'una e la Laura rimane chiusa fino alle tre. Già che ci sono faccio un giretto sperando di trovare questa benedetta valigia lì, vediamo, ci aggiorniamo quando rientro. Allora, ho chiamato i ragazzi perché l'idea è quella di andare a lavare la macchina, però fa un caldo bestia, e allora li ho chiamati sperando che mi dicessero no mamma non abbiamo tanta voglia, invece mi hanno detto sì dai mamma andiamo a lavarla. Adesso vado a casa, prendo la macchina, prendo i prodotti per pulirla e andiamo a lavare la macchina. Allora ragazzi, io sono rientrata, la valigia non sono andata dentro Pittarosso perché non avevo più voglia, ho girato un pochino, tra l'altro ho trovato un centro estetico, la ragazza mi ha detto che sono aperti anche ad agosto ad eccezione del 15, quindi potrei pensare di andare lì a fare ceretta, gambe inguine prima di partire perché la mia estetista nuova, la Melania, quella che ho trovato, non so se ve ne ho parlato, ho trovato questa ragazza che è bravissima, ma parte il 10 agosto, il problema è che non ha più posto. Oggi per me è il 28 luglio, voi vedrete questo video probabilmente alla fine della prima settimana di agosto, quindi intorno al 4, 3, fatemi pensare, no, penso il 2, insomma farà qualche giorno, no, ho detto una bugia, il 10, vedrete questo video il 9 in realtà, perché ho già dei video in programmazione per la prossima settimana, la prossima settimana è quella dal 31 luglio al 3 di agosto, quindi lo vedrete la settimana, ma chi se ne frega, voi lo state guardando e quindi sapete benissimo che giorno è. Comunque, quindi potrei pensare di andare lì. Il punto è che non è che ho chissà quanti peli, però non vado al mare con i peli, perciò sì, domani telefono o oggi telefono e vedo di prenotare. Non sono entrata perché fino alle 2 loro erano in pausa pranzo, quindi io l'ho visto appena sono arrivata che ho mangiato il gelato, che erano le 2:20, e la ragazza si è affacciata un attimo, mi ha detto siamo in pausa, ho detto no guarda volevo solo sapere se siete parte ad agosto, mi ha detto sì sì, poi ho detto passo dopo, poi dopo sono voluta tornare via perché sono stanca, ecco sono arrivata. Dicevo, non sono entrata da Pittarosso, quindi non ho visto se ci siano valigie, cercavo una valigia Roncato perché cercavo una bella valigia da tenere per un po', e al Carrefour non ho visto valigie, c'erano valigie dell'American Travel mi pare, però io la cerco non rigida ma in tessuto trolley, e quella che avevano in tessuto trolley costava 80 euro a parte, cioè che è tantissimo, secondo me è tanto che non compro una valigia, e per di più era piccola, quindi non faceva il caso nostro. Se non dovessi trovarla, magari settimana prossima vado alla Garibaldina, che lì sono sicura di trovarla. Ma ho comprato delle cosine, vi giro l'inquadratura, ve le faccio vedere, vi faccio vedere anche il regalo di compleanno che mi ha fatto la mia banca, la banca per cui lavoro. Il nostro compleanno ci fa sempre un gadget, di solito ce lo fa scegliere. Quest'anno hanno deciso loro e il regalo che hanno fatto mi piace moltissimo. Per ovvie ragioni non inquadrerò il logo,
perché insomma non mi sembra corretto, però poi vi faccio vedere anche delle altre cose che ho preso per i ragazzi e una cosina per me. Ok, allora il regalo è questa ed è una tazza, beh, niente di particolarmente originale, ma la cosa bella è che è in sughero. All'interno è fatta così, mi sembra molto molto capiente, però dobbiamo vedere, insomma, dobbiamo capire se è giusta. La chiudo, vi faccio vedere gli acquisti. Allora, gli acquisti ho preso queste due federe con bottoni di questo color écru perché nel letto dei ragazzi ho messo un copriletto ghepardato marrone e questo colore e non avevo delle federe adatte. Stanno utilizzando delle federe nere che non stanno male. Però le devo anche cambiare, mentre il copriletto lo cambio ogni 2 settimane, le federe gliele cambio ogni 5 giorni, una volta a settimana, insomma, quindi mi serviva. Poi, allora, per Federico, avete visto il video dove ho sistemato l'armadio? Aveva bisogno di slip perché sta crescendo. Da OVS Slip 14-15 anni io non li ho trovati, quindi sono andata nel reparto uomo, erano scontate tutte a 2 euro e gli ho preso delle S. Se non gli vanno ora, gli andranno bene più avanti, tanto erano in sconto. Ne ho prese 4 paio, ho preso questa azzurra, questa blu, questa melange grigio, questa bianca e questa nera. Devo dire che questa nera forse mi sembra la più piccola di tutti, però vabbè, credo che gli vada, insomma, Federico è più alto di me ora, non che ci voglia chissà quanto, ma allora, per Alessandro è nella fase maranza della sua vita, quindi indossa canotte, ma non canotte tutte lisce vuole, senza disegni, un po' da ragazzino, no? Quindi le ho preso questa che è di questo grigio scuro, nero stinto, insomma, così, e bianca. Spero che non mi dica che sono intime, in realtà no, perché quelle intime hanno la spallina un pochino più larga, però vediamo. E poi gli ho preso queste. Queste le avevo già prese e sono sicura che gli piacciono, ma non c'erano altre taglie quando le abbiamo prese noi. Io gli ho preso 12-13 anni, così a costine, e gliel'ho presa bianca e nera. Questo è proprio nero nero. Le ho pagate 6 euro le due canottierine, male che vada, se le metterà quest'inverno se farà freddo. Per Fede invece ho preso questa maglia, questa canotta. Fede è un appassionato di basket NBA, Lakers, Chicago Bulls, più ne ha più ne metta, quindi gli ho preso questa. Ero indecisa perché c'era 13-14 anni o 14-15 anni, ma io Federico lo vedo sempre piccolino, anche se ripeto è più alto di me, qua è 164 cm, non so se sia fino a 164 o da 164 a 170, quindi al massimo gliela faccio provare e se è piccola andrò a cambiarla, tanto c'era, quindi magari faccio un salto veloce domani dopo il lavoro. Per me invece ho preso queste che sono delle bratelline in silicone invisibile. Io ho il mio metodo, sapete che incrocio le spalline quando metto le magliette americane, ma le spalline che ho del reggiseno nuovo che ho, dei reggiseni nuovi che ho, sono tutte troppo corte. Non li ho comprati da Tezeni, questi reggiseni, quindi ho chiesto alle ragazze, mi hanno detto sì, sono bratelline regolabili. E le bratelline di Tezenis, dei vecchi reggiseni di Tezenis, devo dire che si prestano bene a questa cosa, quindi loro mi hanno detto hanno la stessa lunghezza, perciò boh, io ci ho creduto, le ho prese 1,99 euro, le ho pagate, e poi ho voluto provare questo reggiseno invisibile. Non ha fasce, non ha niente, rimane su come non si sa, non ho capito, mi sembra di aver capito che c'è del silicone. L'ho pagato un po' caro perché l'ho pagato 14,99 euro, ho preso una SM,
Lo proverò e vi farò sapere come mi sono trovata. È in microfibra, è riutilizzabile, quindi lo provo e vi faccio sapere. Più che altro ho paura che il silicone mi faccia irritazione, però vediamo. Ci siamo fermati all'Unes. Già che ero all'Unes, io ho fatto una visita dall'oculista e facendo questa visita praticamente ci siamo accorti che faccio fatica a vedere da vicino. Era in realtà più che l'oculista il medico del lavoro, perché quando ho fatto il check-up, quindi a febbraio di quest'anno mi pare, boh, settembre, vabbè, insomma, poco tempo fa. L'oculista, avevo avvertito che c'era qualcosa che non andava, ma l'oculista mi ha detto che non c'era. Ah, Lemore, chiudi là, vai tranquillo, chiudi là. Mi ha detto che non avevo bisogno delle lenti. In effetti io ci vedo molto bene, ma quando leggo ogni tanto vedo un po' fosco. Invece questo del lavoro mi ha detto: beh, signora, insomma, lei avrà fatto anche la visita dall'oculista. Però secondo me mezza diottria, una diottria, soprattutto da vicino, le manca dovuto all'età. Cattivo. Quindi sono andata all'Unes, ho provato gli occhiali da lettura, questi. C'erano diversi colori, io ho preso questi azzurri che erano quelli che mi piacevano di più. Allora, devo dire che da lontano non vedo una mizzica, non vedo niente, ma da vicino, ragazzi, sto cercando, ecco. Cioè, questo, vedete come è scritto piccolo, io lo leggo perfettamente con gli occhiali. Senza occhiali, che tiro su, e faccio un po' fatica, devo mettere molto a fuoco. Quindi ho preso questi, li ho pagati 10,50 € l'occhiale, e poi ho preso questo kit con il portocchiali, il cordino non lo metterò perché il cordino è da signora, è ancora troppo presto, e il pannetto per pulirli. Comunque, l'età avanza, gli occhiali servono. Allora, ragazzi, io sto per chiudere qua questo vlog. Spero che questo format vi piaccia, così come possano piacervi i miei video monotematici. Lasciatemi giù nei commenti eventualmente le vostre preferenze, che farò le mie valutazioni. Allora, chiudo il video mostrandovi due prodotti che ho preso da Eurospin, che a mio avviso sono assolutamente validissimi. Vi ho detto che li ho presi per andare a pulire la macchina perché non avevo prodotti. Il primo prodotto è questo prodotto della Dexal multisuperficie spray, super profumante. Io utilizzo spesso i prodotti Mrs. Meyers. Devo dire che questo non ha assolutamente nulla da invidiare a Mrs. Meyers come profumo e come pulizia, anche ci ho pulito una macchina, quindi fate le vostre valutazioni. E il secondo prodotto invece volevo farvi vedere questo panno per pavimenti in microfibra. Ovviamente devo andare a lavarlo e vado a metterlo a 60 gradi, mi pare si possa lavare. Vediamo se c'è scritto no, 40 gradi. Quindi lo laverò a 40 gradi, vedrò se poi viene bello pulito da poterlo utilizzare anche qui a casa. Magari metto la mucchina, perché insomma ci ho pulito i cerchi della macchina, e quindi anche no. L'ho trovato molto grande, non avevo fatto caso che era un panno per pavimenti. Ho visto un panno in microfibra, costava 1,49 €. Sono andata a prenderlo, ci siamo trovati benissimo, anche perché si strizza bene, pulisce davvero benissimo. La cosa bella è che della linea Amo Essere Eco, ed è un panno fatto al 100% con microfibra riciclata proveniente da raccolta differenziata della plastica, e ovviamente anche il cartoncino è in carta riciclata. Niente, volevo mostrarveli, volevo ringraziarvi come al solito per aver passato il vostro tempo in mia compagnia. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like; se non vi è piaciuto, lasciate un dislike, lasciate un commento, e ci vediamo al prossimo video.